gara 1, una defezione importante in casa Treviso, non recupera Emmanuel Kout, terzo centrale sì, però forse anche qualcosina in più, perché poi Piazza l'ha sempre usato in momenti importanti. Quando ha bisogno di un po' più d'attacco, Kout c'è. Kout però non ha recuperato e forse non recupererà di qui alla fine dei playoff, un'assenza pesante in una panchina piuttosto corta, quella di Treviso, a parte Samuele Papi, più di un rincalzo. C'è comunque una grande affidabilità sulla coppia dei centrali, Riccardo sa di poter contare su tutti e due ad altissimo livello, ma soprattutto ovviamente su Bonci, un grandissimo centrale. Ma... E adesso un minuto di silenzio. La pallavolo italiana si allinea allo sport nazionale nel ricordo delle vittime del disastroso incidente ferroviario in Val Venosta. Per le vittime di questa tragedia, minuto di silenzio qua a Cuneo come d'altra parte sui campi della Serie A di calcio, nel basket, nel rugby, ovunque. Adesso è tutto pronto, si parte. Gigi Mastrangelo sbaglia la battuta, il Mastro, tornato in nazionale in questa stagione, per questa stagione che non è come tutte le altre perché il traguardo è il Mondiale di Roma. E allora Mastrangelo, dopo una grande regular season, si è guadagnato di nuovo la fiducia di Andrea Anastasi. Battuta flottante per De Togni, Nicola Garbic, primo punto Brebanca Lannutti, applausi sonori, scroscianti del Pala San Rocco. Direi quasi un primo tempo, hai visto la determinazione ma la forza con cui Garbic ha spinto su questo pallonetto. Nicola Garbic, veterano del nostro campionato, palla al servizio, in salto su Horstink, Riccardo in due per Fei, Alessandro Fei vincente il suo attacco e siamo 2-1 Sisley. Apre subito le ali della partita inchiodando Fortunato con un'attesa al centro per aprire dietro al suo schiacciatore di riferimento che non lo delude, anzi mette giù una gran bella palla. Attenzione ora, seguiamo la battuta al salto. Eccolo l'opposto di Saronno, Fox Fei, forza Fei, tiene in no. Garbic interrompe la rincorsa, Nikolov poi inventa un pallonetto, si guardano Farina e Bonci. Bonci rinuncia al muro e forse in quel momento Lucky, la palla però è sua, vediamo. Sì, lo riseguiamo, vedi, lui vede, in quel momento lì devi frenare e comunque andare verso la palla, non ti fidare mai del compagno ma soprattutto non guardarlo con il senso di scaricare la colpevolezza. Intanto tira tutto braccio, comunque Weissmann devono forzare al servizio per dare la possibilità comunque a Riccardo di giocare con la palla staccata. Ha sbagliato la battuta Weissmann, secondo errore Brebanca Lannutti, è il turno di Robert Horstink, mano calda della Sisley Treviso in attacco, sbaglia anche l'olandese, si forza da subito al servizio, siamo 3-3, dall'altra parte andrà in battuta Francesco Fortunato. Ovviamente tutta da studiare, da valutare la distribuzione di Riccardinho nell'avvio di partita. Sbaglia la battuta anche Fortunato, due errori, anzi tre consecutivi, Weissmanns e poi Fortunato, due per Cuneo. Dopo l'errore di Horstink per Treviso, 4-3, vantaggio per la squadra in maglia granata che manda al servizio Rob Bonci. Forza anche Bonci e sbaglia, sono quattro errori consecutivi, allora Lucky c'è anche un po' di tensione. C'è molta tensione, stavo proprio per interromperti perché Fortunato dopo due battute sbagliate non deve assolutamente mettere la palla fuori, ma Bonci gli risponde completamente con un servizio fuori, mentre ora vedi che mette in sicurezza Nicolò. Grande pallonetto comunque di Riccardo. Riccardo di seconda intenzione risponde a Nicola Garbic. Grande sfida anche in regia tra sì. Riccardo, tornato in nazionale, e Garbic. Garbic risponde a Riccardo, eccoci qua con uno dei temi di questa bella sfida, Riccardinho e Garbic, orgoglio smisurato per entrambi.
Pazzesca questa sfida, è troppo gustosa. Subito gli risponde con un pallonetto super ficcante Garbizzi, ma ora seguiamo. Parodi, forza e sbaglia. Continuano gli errori al servizio per Cuneo. 6-5, vantaggio minimo per la SISL di Treviso. Mi fa bene. Manda al servizio Maruotti. Eh sì. Attenzione, attenzione. Seguiamo ora se Maruotti riuscirà a far giocare la ricezione di Cuneo. Maruotti su Weismans, buona battuta. Deve arrampicarsi Gerbic, palla di là, Horstink, sì, vincente Horstink, parallela, ha toccato Nikolov sportivamente, il bulgaro se ne accusa, rivediamo, c'è spazio, ecco, colpito in spazio. Testa. È stato molto bravo comunque Gerbic a recuperare la posizione, però non ce l'ha fatta, ha visto la parallela Horstink e gli ha cacciato dentro tutta la sua violenza su questo colpo fantastico, mentre ora Maruotti sbaglia la battuta. Dopo il break per la Sisley l'errore di Gabriele Maruotti, 22 anni, da Fregene alle porte di Roma. Gigi Mastrangelo può far male col servizio, batte in sicurezza Riccardo, primo tempo dietro per De Togni, buona la soluzione di Riccardo che guarda sempre di là, sì, sempre un po' di più degli altri. Bravissimo, lo rivediamo grazie a Francesca. Vedi, ha chiamato questa volta la veloce dietro per giocare in sovrapposizione, molto bravo, perché Horstick comunque era pronto per una super alla mano velocissimo. Ma ora andiamo sulla panchina a Brebanca Lanuti Cuneo, sì, ascoltiamo Giuliani. All'inizio senza idea chiara, no, il servizio, fatemi vedere l'idea chiara, se c'è quella non è un problema, però non accumuliamo così tanti errori. Stiamo un po' più piegati all'inizio, vi ricordate il particolare che vi ho detto sulla lettura? All'inizio siamo un po' più piegati per reagire appena c'è una palla buona per primo tempo. Non saltare ma leggere. Bene, fase molto importante, ha dato un'indicazione chiara. Fatemi vedere che cosa volete fare al servizio. Non dobbiamo sommare troppi errori, ma dobbiamo comunque colpire delle zone che sicuramente sono state prestabilite all'inizio dall'allenatore. Ma attenzione, un'altra cosa molto importante, andiamo pure in lettura tranquilli sui primi tempi, cerchiamo comunque di leggere il gioco di Riccardo, molto rischioso con questo tipo di palleggiatore se ha la ricezione dentro i 3 metri, però è abbastanza saggio per capire come sarà la distribuzione. Più 2 Sisley Treviso alla ripresa del gioco dopo il primo time out tecnico. Giorgio De Togni in battuta, 2 punti da recuperare, primo set, gara 1, semifinale scudetto. La ricezione di Parodi, apertura in seconda linea per Nikolov, c'è la difesa di Riccardinho, ricostruisce Maruotti, alta per Horstink che gioca col muro, ma non c'è copertura sul tocco vincente di Nikola Gerbic. Polso sudato oppure grasso di balena sull'avambraccio, questa palla poteva essere giocata sicuramente meglio, partito con un attimo di indecisione, questa è stata una palla invece giocata con grande lucidità da parte di Horstick che aveva comunque tutto lo spazio aereo bloccato. Più determinazione ci vuole su questi palloni. Eccolo Nikola Gerbic, e lui al servizio, 37 anni. Forza su Horstick, primo tempo di difesa. Ponci, difesa fantastica per Cuneo. Piazza Nicolo Besbaglia, che cosa aveva tirato Mamma su la Brebanca mia. Lanuti su una tesa al centro di Bonci che 9 su 10 cade. Era veramente precisa, perfetta, se Francesca ce la farà vedere dopo. Bonci riesce comunque a tirare in torsione, ma lì trova le braccia di Gerbic che tengono il pallone preciso e perfetto. Ora attenzione, seguiamo Alessandro Fei. Alessandro Fei al servizio, forza Fei. Mamma mia. E non riceve sui 7 metri, alta in 4 per Nikolov, muro a 3, Sisley, Riccardo Garcia, 10-7. Mi sembra abbastanza tranquillo Riccardo, è iniziata la partita, sì, senza urlare, c'ha 2 vene gonfie, guardate come terzo di mura arriva, mette le mani all'ultima, eccola, la prima palla molto importante, avete visto come la torsione per evitare il muro, ma diciamo le mani di Garbic, che partita per ora ragazzi. Fei, altra battuta forzata in palleggio, si difende come può e no, palleggia Weismans per Nikolov che non forza ma va a segno, si guardano ancora tutti nella metà campo Sisley e il pallone piano piano cade. Questi sono i palloni che fanno imbestialire non solo gli allenatori ma soprattutto i muratori. Non ci può essere un rifiuto, siamo in una semifinale playoff, bisogna sbucciarsi l'avambraccio, maciullarsi comunque la mano ma arrivare sotto la palla. Che battuta questa intanto. Contrattacco Cuneo, Gerbic lo affida a Fortunato, -1 Brebanca Lanuti, break Cuneo 9-10.
non è stato fortunato, ma è stato molto deciso a trovare, vedete, all'ultimo momento la torsione verso l'esterno del campo e passa in mezzo alle mani di Bonci, che le aveva aperte quel giusto che serviva per fare questo mani fuori. Ma attenzione, Weismanns, squadre sciolte in battuta, ancora forzato da Weismanns, riceve alla grande Maruotti, palla in quattro per Orsting, che il pallonetto autocopertura di Fortunato. Nikolov, palla difficile, assegno Vlado Nikolov, parità a quota 10. Era andato a prendere il pallone direttamente al centro della cupola del palazzetto di San Rocco Orsting. E alla fin fine, guardate, anche Bonci si tira giù la palla, non ce la faceva assolutamente ad autocoprirci, perché se l'aveva proprio sbrodolata tra l'avambraccio e la testa. Attenzione, questi palloni comunque danno la possibilità a Cuno di ancora mandare in battuta. But Weismanns ancora a cercare Maruotti, stavolta senza successo. Torna avanti la Sisley, però buon break per la Brevanca Lannutti Cuneo, che ha azzerato lo svantaggio di 3 punti. E adesso è di nuovo palla su palla questo primo set, con Bob Orsting al servizio. Orsting a metà rete. Orsting Lucky, un ingresso in partita difficile. Un ingresso in partita, ci ha fatto vedere una parallela veramente giocata bene, ma attenzione, il muro era scomposto. Per adesso stanno tutti quanti sbagliando la battuta, fin troppo. Sicuramente un po' di tensione c'è, ma ora vediamo se Fortunato l'assicurerà. Fortunato su Maruotti, Riccardinho seconda linea, Fei senza muro, palla che è in campo, la deve difendere Farina, poi guarda, di seconda Riccardinho, difende Gerbic, Nikolov piazza, c'è la difesa di Orsting, seconda linea ancora Fei, difesa lunga di Weismanns, chiama palla Weismanns, servito però Parodi, difesa di Farina, Riccardinho, di nuovo Fei, terzo attacco, Alessandro Fei, l'ultima parola, la sua. Che immagini, che gioco, che voglia di mettere le mani, le braccia sotto ogni pallone, ma soprattutto la determinazione di Fei di mettere giù questo pallone. Questo è il vero playoff, questa azione è la fotografia esatta di quello che sarà la voglia di giocare al meglio ogni pallone. Grande volley sulle reti Rai, grande volley Alessandro. Bonci passa la sua battuta. Palla bassa per Mastrangelo che non chiude. Riccardo ricostruisce per Maruotti. Out. La risposta a muro di Cuneo. Mani fuori vincente per Gabriele Maruotti. Questa è la sua palla spintissima, velocissima in quattro. E questa è la velocità di Riccardo. Fin troppo, perché la palla correva sul filo. Non ce la faceva quasi quasi arrivare alla banda. E lì è stato molto bravo Maruotti ad anticipare e fare questo. Mani e fuori. Attenzione ora. Bonci. Bonci su e no. Nicola Gerbic da Parodi, assegno Parodi, primo punto per Simone Parodi, si iscrive al match anche lui, 12-13, meno uno, Brevanca Lannutti, eccolo qua, sì. Sul lato debole del muro, attacca Parodi, ha ragione lui. Ha ragione, mani fuori, perfetto. Nikolov, Nikolov su Farina, dai 3 metri, Riccardo per Maruotti, vincente Maruotti, in parallela passa. Lo schiacciatore azzurro. Che coraggio, anche perché Gerbic sulla parallela mette benissimo le mani, è riuscito veramente ad imprimere un'accelerazione, l'ultimo passo e via di polso sulla parallela. Battuta corta, tattica di Riccardo su Parodi. Nikolov, seconda linea, stringe il diagonale, trova la difesa di Riccardo. Palla alta, perfetta per Maruotti, c'è la difesa di Weismanns. Fatto bene a prenderla. Ancora Nikolov, sempre da seconda linea, il muro vincente, no, è out, il muro di Maruotti, questione di centimetri. Questione di centimetri. Arriva il 13° punto. La rivediamo Alessandro, guarda, muro perfetto, preciso in chiusura, ma la palla è out. C'è stato anche un preziosismo in difesa di Riccardo, una mano prima, fantastico Alessandro. Parodi forza e passa. Oh, mamma mia. Riccardinho. Spinge per Fei che piazza, ma trova Nikolov. Gerbic in quattro per Weismanns, il muro stavolta in campo della Sisley. Perfetta azione, partito velocissimo De Togni, ha trovato un ottimo puntello a muro con le mani ferme e mette giù questo muro importantissimo per Treviso. 15-13. Siamo Maruotti. vicini al secondo time out tecnico con Gabriele Maruotti al servizio. Sbaglia Maruotti, 14° punto per Brevanca Lannutti, che si affiderà a Gigi Mastrangelo. Tanti errori in battuta, sì, ma anche tante difese, tanto agonismo, tanto agonismo. Mastrangelo senza rischiare su Orsting, primo tempo di De Togni, lasciato
praticamente senza muro, perché Mastrangelo batte piazza e ha buon gioco in primo tempo la Sisley. Nonostante, vedi, Fortunato avesse scelto di saltare, non ha riuscito assolutamente in volo a compensare, perché la palla era spostata. Panchina Sisley, piazza. E noi abbiamo il triplo muro, dobbiamo salire quando siete o tu o Rob fuori dal muro, eh. Saliamo e guardiamo, perché le pallettine sono già cadute, due pallette del cazzo. La prima di Nicolo da 4 con un pallonetto, la seconda ancora Nicolo da 4 con un pallonetto. Basta, ragazzi, eh. Sì. Non c'è niente, continuiamo il nostro gioco. Giustamente, piazza, va tutto bene in casa Sisley, solo che sono caduti tre palloni in mezzo al campo e quello non è tollerabile in una partita e in una serie che verosimilmente Lucky sarà punto a punto. Questi tre palloni possono comunque fare la differenza, non voglio gufare, ma alla fin fine i conti si faranno proprio su queste indecisioni. Le difese poi soprattutto, e Cuneo ne ha avuta una incredibile, l'abbiamo visto sul primo tempo in torsione di Bonshi, di Garbic, non è stata riconvertita in punto. Nella pallavolo moderna è difficile difendere, Alessandro, quindi ha maggior ragione quando la squadra si procura un'occasione di questo tipo, deve essere concretizzata immediatamente. C'è un cambio? Sì, c'è un cambio tattico, ovviamente, dentro Bertrand Carletti, 2,06 metri, palleggiatore, all'occorrenza rincalzo di lusso a muro e poi bravissimo in battuta. Eccolo il francese, va a cercare Weismans. Arriva la seconda linea di Parodi, vincente, ancora una palla che cade in mezzo al campo. Perfetta, va benissimo, non è un problema. Questa palla può cadere, è stato molto abile lo schiacciatore, ha messo comunque il pallone proprio accarezzato in mezzo al campo. Quello è accettabile. Bravo lui. Bravo lui, bravo lui. Nicola Garbic. Horsting, bene in ricezione. Fei vincente sulle mani del muro. È entrato bello carico nel match e nel set Alessandro Fei, 17-15. Vedi come arriva e scarica, questa è la sua palla. Palla leggermente corta alla sua sinistra e inizia con la mano destra proprio a frustare in diagonale stretta. Alessandro Fei che ha lo stesso movimento in battuta, ora lo seguiamo. Arriva l'errore al servizio per la Sisley e siamo 16-17. Wout Weismans. Ricezione di Maruotti. Riccardo, seconda linea Maruotti, palla che si insacca tra mani del muro di Cuneo e la rete, punto Sisley, 18-16. Sisley mantiene il break. Sceglie una Max dal centro, è stato molto bravo Maruotti ad angolare in fondo proprio verso posto 5 questa palla, perché Fortunato l'aveva proprio seguito ed ingabbiato, mentre non ce l'ha fatta Nicolo va a chiudere, mentre c'è stato un cambio. Dentro Beretta per Riccardinho, alza il muro, piazza con Horsting in battuta. Garbic, il primo tempo portato alla grande da Francesco Fortunato che va a segno verso 5, pronto a tornare del match, Riccardo. Battezzato immediatamente, nonostante, vedi, il centrale Beretta abbia comunque compiuto una lettura corretta subito. Fortunato gira la palla con un angolo incredibile, mette giù un pallone molto importante per la sua squadra. Lo seguiamo ora, la battuta è stata flottante. Fortunato, 17-18. Riccardo apre per Maruotti. Maruotti super efficiente con la sua palla spinta, come solo Riccardo sa fare, senza muro praticamente. Eh sì, Nicolò completamente abboccato a una lettura sbagliata dell'azione, perché era troppo accentrato sull'attesa al centro, arrivando così a lasciare tutta quanta la parallela. E Maruotti ovviamente come un bimbo in una gelateria. Grazie. Si là e mangiarsi. Dice grazie e va a segno. Eh sì. 19-17, vantaggio Sisley Treviso. Rob Bonci. Bonci. Ace. Punto numero 20, Sisley, palla che atterra sulla riga. Ricordiamo che c'è la talpa e il nastro rosso vicino alla riga bianca. Vediamo il punto d'impatto, riga, sì, direi proprio sembra, di sì. Sembra proprio di sì. D'altronde con la talpa no, la segnalazione dovrebbe essere abbastanza corretta. Automatica. Ed è automatica. 30 secondi di pausa per la Sisley Treviso, time out discrezionale richiesto da Alberto Giuliani per cercare di arginare una Sisley
che ha un vantaggio di 3 punti, una buona dote a questo punto del set, di questo primo set della semifinale scudetto, gara 1. Sì, l'importante adesso è mantenere il cambio palla, perché mantenendo il cambio palla ti dà la possibilità comunque di arrivare pian pianino ovviamente verso la parte conclusiva del set. Attenzione però, perché Cuneo ci ha proprio dimostrato come invece si difendono certi tipi di attacchi potenti. Vedremo ora che cosa farà Gervic, se si appoggerà comunque su Parodi oppure terrà ancora caldo Mastrangelo, che non ha ancora schiacciato un primo tempo. Si riparte da Rob Bonci, olandese. Forza Bonci su Weismans, si sposta Gervic. Gervic per Parodi, il muro a una mano, firmato Giorgio De Togni. Esitazione in aria di De Togni, che arpiona e mette giù. Eh sì, non era un minuto di sospensione, ma si è sospeso in aria, ma soprattutto ha fatto un gancio cielo, una schiacciata, un tap-in a canestro, invece del canestro ha trovato un punto molto importante su Parodi, 21-17. Azzera i timeout a disposizione Alberto Giuliani, spende subito il secondo sul 21-17. Eh sì, vuole parlarci su. Ma per forza è strana comunque la scelta da parte di Parodi. Va bene che stavano cadendo dei palloni abbastanza strani nel campo Sisley, ma attenzione, sempre meglio quella palla lì, sempre se non sei ovviamente con un tempo in ritardo, in anticipo sulla palla, quindi sistemare la traiettoria con un pallonetto, giocare sulle mani del centrale forte in diagonale, lì la palla sicuramente schizzerebbe con un mani fuori molto ma molto più importante per la squadra, perché questo è un punto che non dico sia stato regalato, ma quasi. Bonci più 4 Sisley, 21-17. Ricezione di Weismans, palla veloce in due per Nikolov. Nikolov in diagonale a segno. Vlado Nikolov, il bulgaro, rimette in pista la Brevanca Lannutti Cuneo. Strana la scelta di Maruotti, perché questa è la palla di Nikolov. Una palla molto importante sul set, la palla gli avrei lasciata. Ora Nikolov, attenzione, passa con l'ausilio del net la battuta di Nikolov. Maruotti murato, sì, murato da Gerbic, Nikola Gerbic, con la forza delle mani, con un piano di rimbalzo magnifico. Perfetto, avete visto alla fin fine, passo velocissimo, cambio di mano verso la diagonale, aveva fatto due parallele, è stato molto bravo tatticamente Gerbic a togliere le mani dalla parallela, gli ha fatto vedere con il corpo la chiusura della linea e l'ultimo momento ha spostato le mani sulla diagonale. Gerbic Amura è veramente scomodo, sì, molto bravo. Un osso duro veramente, sì, Nikola, sì, Gerbic, gioco tattico vincente qui. Scherzetto tirato all'attaccante da Nikola Gerbic, finta e poi mani spostate per il punto numero 19. Brevanca Lannutti Cuneo, che non è mai morta, è sempre nel set. Era a meno 4, adesso è a meno 2. Dopo il time out di piazza, Sisley Treviso con il compito di mettere giù un pallone che potrebbe essere il più pesante del set in questo frangente. Cambio per la Brevanca Lannutti Cuneo, dentro Pieri in seconda linea e dentro anche Yannis Speda per alzare il muro in prima linea e poi per averlo subito al servizio. Nikolov, mamma mia, la ricezione di Maruotti, l'attacco di Fei, e Fei, vediamo se ha pestato la linea subito. Va a segno, Gerbic, guardate, furioso, guardate. Nikola Gerbic, sì, sì, furioso, sì, furioso per la decisione dei due arbitri, che correttamente rivedono la loro decisione. San Paolo comunica con il primo arbitro Pasquali. Io non l'avevo vista questa posizione, vista del replay è veramente difficile vederlo, dovremmo avere un totale, però sai, il secondo arbitro comunque ha guardato bene, un po' in ritardo devo essere sincero, però ha cambiato la sua decisione. Ora di nuovo la battuta d'assalto potentissima, 20-21. Riccardo, primo tempo di De Togni, a segno De Togni con Mastrangelo che si mangia le mani perché forse era riuscito a leggere. E lo guardiamo, guardalo, stava leggendo ma non è riuscito assolutamente a fare un passo accostato e avere potenza di salto. Bravo Riccardo, comunque sta orchestrando una distribuzione precisa, per ora non ha ancora sbagliato una scelta. Di nuovo dentro Weismans e Parodi ed è il momento di Samuele Papi nelle file della Sisley, va a dare
sostanza a difesa e ricezione. Sul 22-20 Sisley con Ricardinho al servizio, bordata di fischi per il brasiliano. Riccardo, palla insidiosa, il primo tempo di Mastrangelo, a segno sulle mani alte del muro il mastro. Altissimo Mastrangelo, forte, determinato, avevamo proprio bisogno di vederlo entrare in partita. De Togni comunque ha cioccato bene la palla con una buona lettura e Papi non se l'è sentita di partire e inseguire questo pallone, è terminato mani fuori. Simone Parodi, è il momento di Parodi, vediamo se forza Parodi, sì, in difficoltà Maruotti, corre Papi, pallone vivo, lo manda di là De Togni, contrattacco Cuneo, affidato a Weismans, è in campo il diagonale di Wout Weismans, parità a quota 22, time out piazza. È tremato il pavimento davanti a noi da quanto forte è arrivata questa diagonale stretta di Weismans. Che partita, si sta infiammando, 22 pari, Blues Brothers stanno comunque continuando a mettere sotto stress la struttura di questo splendido palazzetto. Time out richiesto dalla Sisley Treviso nella persona di Roberto Piazza, perché il vantaggio di 4 lunghezze è evaporato all'ombra delle Alpi, 22 pari, tutto da giocare, tutto da scrivere, il verdetto, il finale di questo primo set avvincente che è, amici di Rai Sport, un bel biglietto da visita per queste semifinali. Eh sì. E abbiamo visto veramente di tutto e di più in questo set, veramente un aperitivo fantastico per quello che poi sarà ovviamente il proseguo della partita. Sentiamo ora la battuta in Parodi. Simone Parodi al servizio, forza ancora Parodi su Papi che però tiene. Riccardo, primo tempo. Bravissimo. Con De Togni rischia, Ricardinho a cuore e coraggio il brasiliano. A cuore, coraggio, determinazione, ma soprattutto trova un De Togni determinato come non mai, porta via la palla, perché attenzione, Garbage è anche molto bravo a dare una mano e le mani sono veramente delle calamite, appena trovano il pallone lo smorza, è stata veramente una fantastica. 23-22, Maruotti, buona battuta di Maruotti che garantisce il contrattacco. Oh, a Treviso, ma sbaglia Maruotti, va a segno Weismans. Maruotti, tutto il meglio e tutto il peggio di in un attimo, grande battuta e poi clamoroso errore nell'appoggio. Pazzesco, ecco la battuta, una free ball così importante, troppa superficialità, tolto immediatamente le mani dando troppa spinta, attenzione, è troppo palese l'errore, ma ora attenzione Mastrangelo. 23 pari, 24-23 sull'errore di Mastrangelo, dunque è la Sisley che va ad issarsi al primo set ball con Giorgio De Togni in battuta. Aveva la palla del 24-22, l'ha sciupata Treviso. De Togni riceve in palleggio Parodi, seconda linea, Murato da Fei, finisce qui 25-23 il primo set, se lo aggiudica la Sisley Treviso. Attenzione, guardate bene il movimento di Alessandro Fei. Francesca, la nostra regista, subito te l'ha fatto vedere, entra dentro come uno squalo, sente comunque il profumo del sangue e ci mette dentro le mani, prende una murata importantissima per Treviso e chiude la partita. Andiamo con le statistiche di questo primo set, al 58% in attacco Cuneo contro il 54% di Treviso. 4 muri per Treviso, 2 per Cuneo, in ricezione 44% Treviso, 39% Cuneo. Treviso in ricezione non come vorrebbe Piazza, però è bastato comunque per vincere questo primo set, Lucky. Direi proprio di sì, tieni presente che questi 3 palloni con quello di Maruotti che è stato poi regalato potevano dare ovviamente un impulso diverso alla sua squadra, però è riuscita comunque a chiudersi a riccio e a mettere veramente l'ultima zampata vincente. Ci fermiamo per qualche istante, poi di nuovo in diretta qua da Cuneo per il secondo set. Nuova Opel Corsa, l'espressione di consumi da primato, fino a 31 km con un litro. Subito tua da 9.100 euro.
Nuova 1-17. Azzera i timeout a disposizione. Alberto Giuliani spende subito il secondo sul 21-17. Sì. Vuole parlarci su. Per forza è strana comunque la scelta da parte di Parodi. Va bene che stavano cadendo dei palloni abbastanza strani nel campo Sisley, ma attenzione, sempre meglio quella palla lì, sempre se non sei ovviamente con un tempo in ritardo, in anticipo sulla palla, quindi sistemare la traiettoria con un pallonetto, giocare sulle mani del centrale forte in diagonale, lì la palla sicuramente schizzerebbe con un mani fuori molto ma molto più importante per la squadra, perché questo è un punto che non dico sia stato regalato, ma quasi. Bonci più 4 Sisley, 21-17. Ricezione di Weismans, palla veloce in due per Nikolov. Nikolov in diagonale a segno. Vlado Nikolov, il bulgaro, rimette in pista la Brevanca Lannutti Cuneo. Strana la scelta di Maruotti, perché questa è la palla di Nikolov. Una palla molto importante sul set, la parola gli avrei lasciata. Ora Nikolov, attenzione, passa con l'ausilio del net la battuta di Nikolov. Maruotti, murato, sì. Murato da Gerbic, Nikola Gerbic, con la forza delle mani, con un piano di rimbalzo magnifico. Perfetto, avete visto alla fin fine, passo velocissimo, cambio di mano verso la diagonale, aveva fatto due parallele, è stato molto bravo tatticamente Gerbic a togliere le mani dalla parallela, gli ha fatto vedere con il corpo la chiusura della linea e l'ultimo momento ha spostato le mani sulla diagonale. Gerbic a muro è veramente scomodo, sì. Molto bravo, un osso duro veramente, Nikola Gerbic. Gioco tattico vincente qui. Scherzetto tirato all'attaccante da Nikola Gerbic, finta e poi mani spostate per il punto numero 19. Brevanca Lannutti Cuneo, che non è mai morta, è sempre nel set. Era a meno 4, adesso è a meno 2 dopo il time out di piazza. Sisley Treviso con il compito di mettere giù un pallone che potrebbe essere il più pesante del set in questo frangente. Cambio per la Brevanca Lannutti Cuneo, dentro Pieri in seconda linea e dentro anche Gianni Speda per alzare il muro in prima linea e poi per averlo subito al servizio. Nikolov, mamma mia, la ricezione di Maruotti, l'attacco di Fei, e Fei, vediamo se ha pestato la linea subito. Va a Gerbic, segno, guardate, furioso, guardate. Nikola Gerbic, sì, sì, furioso, sì, sì. Furioso per la decisione dei due arbitri, che correttamente rivedono la loro decisione. San Paolo comunica con il primo arbitro Pasquali. Io non l'avevo questa vista, posizione vista del replay, è veramente difficile vederlo, dovremmo avere un totale, però sai, il secondo arbitro comunque ha guardato bene, un po' in ritardo, deve essere sincero, però ha cambiato la sua decisione. Ora di nuovo la battuta d'assalto potentissima, 20-21. Riccardo, primo tempo di De Togni, a segno De Togni con Mastrangelo che si mangia le mani perché forse era riuscito a leggere. Lo guardiamo, guardalo. Stava leggendo, ma non è riuscito assolutamente a fare un passo accostato e avere potenza di salto. Bravo Riccardo, comunque sta orchestrando una distribuzione precisa, per ora non ha ancora sbagliato una scelta. Di nuovo dentro Weismans e Parodi. Ed è il momento di Samuele Papi nelle file della Sisley. Va a dare sostanza a difesa e ricezione. Sul 22-20 Sisley con Riccardinho al servizio. Bordata di fischi per il brasiliano. Riccardo, palla insidiosa. Il primo tempo di Mastrangelo, a segno sulle mani alte del muro il mastro. Altissimo Mastrangelo, forte, determinato. Avevamo proprio bisogno di vederlo entrare in partita. De Togni comunque ha cioccato bene la palla con una buona lettura e Papi non se l'è sentita di partire e inseguire questo pallone determinato. Mani fuori. Simone Parodi, è il momento di Parodi. Vediamo se forza Parodi, sì, in difficoltà Maruotti, corre Papi, pallone vivo, lo manda di là De Togni, contrattacco Cuneo, affidato a Weismans, è in campo il diagonale di Wout Weismans, parità a quota 22, timeout piazza. È tremato il pavimento davanti a noi da quanto forte è arrivata questa diagonale stretta di Weismans.
che partita, si sta infiammando, 22 pari, Blues Brothers stanno comunque continuando a mettere sotto stress la struttura di questo splendido palazzetto. Time out richiesto dalla Sisley Treviso nella persona di Roberto Piazza, perché il vantaggio di 4 lunghezze è evaporato all'ombra delle Alpi. 22 pari, tutto da giocare, tutto da scrivere, il verdetto, il finale di questo primo set avvincente, che è, amici di Rai Sport, un bel biglietto da visita per queste semifinali. Eh sì, le abbiamo visto veramente di tutto e di più in questo set, veramente un aperitivo fantastico per quello che poi sarà ovviamente il proseguo della partita. Seguiamo ora la battuta in Parodi. Simone Parodi al servizio. Forza ancora Parodi su Papi, che però tiene. Riccardo, primo tempo. Bravissimo. Con De Togni rischia. Riccardinho a cuore e coraggio, il brasiliano. A cuore, coraggio, determinazione, ma soprattutto trova un De Togni determinato come non mai. Porta via la palla, perché attenzione, Garbage è anche molto bravo a dare una mano. Le mani sono veramente delle calamite, appena trovano il pallone lo smorzano. È stata veramente una fantastica. 23-22, Maruotti. Buona battuta di Maruotti, che garantisce il contrattacco a Treviso, ma sbaglia Maruotti. Va a segno Weismans. Maruotti, tutto il meglio e tutto il peggio di in un attimo. Grande battuta e poi clamoroso errore nell'appoggio. Pazzesco, ecco la battuta. Una free ball così importante, troppa superficialità, ha tolto immediatamente le mani dando troppa spinta. Attenzione, è troppo palese l'errore, ma ora attenzione Mastrangelo. 23 pari, 24-23 sull'errore di Mastrangelo. Dunque è la Sisley che va a dissarsi al primo set ball. Primo set ball con Giorgio De Togni in battuta. Aveva la palla del 24-22, l'ha sciupata Treviso. De Togni riceve in palleggio Parodi. Parodi, seconda linea, Murato da Fei. Finisce qui 25-23, il primo set se lo aggiudica la Sisley Treviso. Attenzione, guardate bene il movimento di Alessandro Fei. Francesca, la nostra regista, subito te l'ha fatto vedere, entra dentro come uno squalo, sente comunque il profumo del sangue e ci mette dentro le mani, prende una murata importantissima per Treviso e chiude la partita. Andiamo con le statistiche di questo primo set. Al 58% in attacco Cuneo contro il 54% di Treviso. 4 muri per Treviso, 2 per Cuneo. In ricezione 44% Treviso, 39% Cuneo. Treviso in ricezione non come vorrebbe Piazza, però è bastato comunque per vincere questo primo set, Lucky. Direi proprio di sì. Tieni presente che questi 3 palloni, con quello di Maruotti che è stato poi regalato, potevano dare ovviamente un impulso diverso alla sua squadra, però è riuscita comunque a chiudersi a riccio e a mettere veramente l'ultima zampata vincente. Ci fermiamo per qualche istante, poi di nuovo in diretta qua da Cuneo per il secondo set. Nuova Opel Corsa, l'espressione di consumi da primato, fino a 31 km con un litro. Subito tua da 9.100 euro. Nuova Opel. E quando mangio fuori casa? Non rinuncio a freschezza e protezione. Scelgo Degam XP. Con fluoro e cristalli di xilitolo, Degam XP è il chewing gum che aiuta a contrastare l'insorgenza della carne. Ho scelto un professionista per il mio sorriso. Ho scelto Degam XP. Peugeot 3008 da 18.500 euro e con gli EcoService Peugeot 4 anni di tranquillità da 8 euro al mese. Di
Di nuovo insieme dal Palasport San Rocco di Cuneo. Un 7-0 Sisley Treviso sulla Brevanca Lannutti, gara 1 semifinali scudetto. Spettacolo di buon livello, grande tensione, grande agonismo, quello sì massimo nel primo set. Differenze minime tra le due squadre e questo ce lo aspettavamo un po' tutti. Abbiamo già visto i numeri Lucky, ricapitolando cosa è mancato a Cuneo in questo primo set e a Giuliani. Che cosa avrà detto Giuliani ai suoi? Sicuramente avrà detto di sbagliare meno battute, ma essere più incisivi a muro, soprattutto sulle posizioni. Attenzione a quelli che sono i palloni, i free ball da poter poi ovviamente giocare e gestire al meglio. Così l'abbiamo visto anche nel campo di Treviso, perché ovviamente l'ultimo pallone di Maruotti dà proprio il senso di quelle che sono le cose che non devono essere sprecate in queste partite importanti. Ha ripreso il gioco con l'attacco di Vlado Nikolov e il bulgaro mette giù il pallone. 1-0 avanti la Brevanca Lannutti Cuneo in questo avvio di secondo set. Nikolov, bravissimo. Su Horsting, tenuto costantemente sotto pressione, attacca l'olandese, trova proprio la difesa del bulgaro, ricostruisce Nicola per Nikolov, che però perde la rincorsa e trova Riccardo in difesa. Ancora a tutto braccio Horsting, difesa di Cuneo. Ancora palla difficile per Nikolov e alla fine Vlado Nikolov con esperienza mette giù il pallone. Meglio non sbagliare, non forzare il colpo precedente, Lucky, e poi rigiocarsi bene la seconda chance. Questa è la filosofia di Nicolo. Questa è la sua filosofia, però continua a tirare in quella direzione. Infatti si arrabbia perché con la mano destra non era orientata bene, si insacca il pallone con mura 3 comunque. Gran coraggio da parte del bulgaro che ora batte al salto potentissimo. Riccardo, primo tempo in banda praticamente per Horsting, che esagera qui Riccardo. La palla era veloce, troppo veloce anche per un attaccante con gambe esplosive come l'olandese. Sì, veramente, soprattutto vedi, era troppo bassa. Va benissimo questo tipo di velocità, ma dagli altezza, perché è un saltatore comunque, mira alla punta dell'asta piuttosto, non dagliela mai bassa. Attenzione di nuovo in ricezione Horsting. De Togni, la difesa di Hennaud non va, era sulla traiettoria Hubert Hennaud, che sì, sulla traiettoria in realtà c'è sempre la maglia gialla che vedete di Hennaud. A volte guarda, sembra in tutto il campo, sembra essere ovunque, e no. Primo punto Sisley, 1-3 De Togni. Seconda linea Nikolov, adesso Nikola Gerbic si appoggia molto al suo posto e fa bene, perché Nikolov regala il quarto punto alla Brevanca Lannutti. Zona 6-1, molto bravo a cercarla sempre comunque con grande efficienza, perché il muro sta scorrendo leggermente verso l'asticella in posto 4. Parodi, forza Parodi e sbaglia. Secondo punto Sisley Treviso. Simone Parodi, finora centellinato in attacco da Gerbic. Alessandro Fei tra i fischi per la battuta in salto. Battuta al primo quadretto della rete. Non bene qui al servizio Alessandro Fei, la sua espressione, anche se lo vediamo di spalle, è sempre la stessa, cioè indecifrabile. Sì. Sta difficile da capire il suo stato emozionale. Mastrangelo, senza forzare. Seconda linea Fei, senza muro. Gioiellino di Riccardinho. Puntuale Fei. Non ci si può distrarre un attimo, i muscoli devono essere tesi, rapidi, veloci. D'altronde troppo spazio comunque per Weissmann, che non...